Capitolo 5 Ulrich. L'uomo senza qualità di cui stiamo narrando la storia si chiamava Ulrich. E Ulrich non è piacevole chiamare col nome di battesimo una persona che si conosce appena, ma dobbiamo tacere il casato per riguardo al padre. Al limite fra infanzia e adolescenza aveva già dato un primo saggio della sua mentalità in un componimento che aveva per tema una frase patriottica. In Austria il patriottismo era una materia tutta speciale. I bambini tedeschi imparavano semplicemente a disprezzare le guerre dei bambini austriaci. E si insegnava loro che i bambini francesi sono i pronipoti di libertini smidollati. E scappano come lepri appena vedono un soldato tedesco della territoriale che si è fornito di una gran barba. E scambiando le parti con qualche opportuno mutamento, si insegnavano le stesse cose ai bambini francesi, russi e inglesi, che si gloriavano anch'essi di numerose vittorie. Ora si sa che i bambini sono fanfaroni, amano giocare a guardie e ladri e sono sempre pronti, ove per avventura ne facciano parte, a considerare la famiglia X che sta in via Y come la più importante del mondo. Perciò è molto facile inculcare loro il patriottismo. In Austria però la faccenda era un po' più intricata. Gli austriaci infatti avevano vinto, è vero, tutte le guerre della loro storia, ma dopo queste guerre avevano dovuto quasi sempre cedere dei territori. Ciò induce a riflettere e Ulrich scrisse nel componimento sull'amor di patria che un vero patriota non deve mai giudicare la sua patria la migliore di tutte. Anzi, balenandogli un'idea che gli era parsa particolarmente bella, quantunque fosse piuttosto abbagliato dal suo scintillio che consapevole del suo contenuto, aveva aggiunto a quella frase sospetta quest'altra, che probabilmente anche Dio preferisce parlare del mondo da lui creato servendosi del congiuntivo potenziale. Perché Dio fa il mondo e intanto pensa che potrebbe benissimo farlo diverso. Di questa frase era molto orgoglioso, ma forse non si era espresso con sufficiente chiarezza perché ne era nato un putiferio e per poco non l'avevano espulso dalla scuola, anche se poi non avevano preso alcun provvedimento, non sapendo decidere se quell'affermazione temeraria fosse da considerarsi un'offesa alla patria oppure a Dio. Ulrich frequentava allora l'aristocratica Accademia Teresiana che forniva le più nobili colonne dello Stato e il padre, irritato per l'onta recatagli da quel figlio degenere, lo aveva mandato all'estero in un piccolo collegio belga che si trovava in una città sconosciuta e amministrato con sagace spirito commerciale. Attirava mediante le rette bassissime una vasta clientela di scolari usciti dalla buona strada. Da allora, come le nuvole trascorrono in cielo, erano passati 16 o 17 anni. Ulrich non li rimpiangeva, né se ne inorgogliva, semplicemente li riguardava con stupore nel suo 32° anno d'età. Nel frattempo era stato in molti luoghi, qualche volta anche in patria, e dappertutto aveva fatto cose utili e cose inutili. S'è già accennato che era un matematico e non occorre dirne di più perché in ogni professione esercitata non per lucro ma per amore giunge il momento in cui la curva ascendente degli anni sembra condurre al nulla.
Questo momento durava da un poco, quando Ulrich si ricordò che al paese natio viene attribuito il misterioso potere di far prendere radici al pensiero e di armonizzarlo con l'ambiente. Vi si stabilì dunque provando le stesse impressioni d'un viandante che si segga su una panca per l'eternità, pur presentendo che si rialzerà quasi subito. E quando mise in ordine la sua casa, come dice la Bibbia, fece un'esperienza che in verità s'aspettava. Egli si trovava nella piacevole situazione di dover rimettere in sesto ab ovo e a suo talento il piccolo edificio in rovina che aveva acquistato. Dalla ricostruzione fedele fino alla libertà assoluta si offrivano alla sua scelta tutte le soluzioni e alla sua mente si proponevano tutti gli stili, dalla Siro al Cubista. Che cosa decidere? L'uomo moderno viene al mondo in una clinica e muore in una clinica, per conseguenza deve anche abitare in una clinica. Questo era l'assioma di un architetto di grido e un altro riformatore dell'ambientazione esigeva che nelle case vi fossero pareti mobili per il motivo che l'uomo dalla vita in comune deve imparare la fiducia nell'uomo e non gli è lecito isolarsi con spirito separatistico. Era incominciata proprio allora una nuova era, ne comincia una ad ogni minuto, e un'era nuova ha bisogno di uno stile nuovo. Per fortuna di Ulrich, il castelletto così com'era aveva già tre stili sovrapposti, così che non si poteva davvero farne tutto quello che la moda voleva. Nondimeno egli era assai turbato dalla responsabilità di costruirsi una casa e si sentiva prendere sul capo la minacciosa massima letta sovente nelle riviste d'arte: dimmi come abiti e ti dirò chi sei. Dopo aver lungamente consultato quelle riviste, venne alla conclusione che la costruzione della propria personalità era meglio intraprenderla da solo e si mise a disegnare di sua mano i futuri mobili. Ma appena ideata una linea corposa ed effetto, gli veniva in mente che si sarebbe potuta sostituirla benissimo con una linea funzionale e smilza. E incominciando ad abbozzare una forma in stile cemento armato, scarnita dal suo stesso vigore, pensava alle magre forme marzoline di una fanciulla tredicenne e si metteva a sognare invece di decidersi. Era questa, in un campo che non gli stava seriamente a cuore, la ben nota discontinuità delle idee con il loro pullulare senza un nucleo centrale, incoerenza che contraddistingue il nostro tempo e ne determina la bizzarra aritmetica, la quale salta di palo in frasca senza unità. Alla fine non immaginava più che locali realizzabili, stanze girevoli, arredamenti caleidoscopici, congegni per la trasposizione dell'anima, e le sue idee divennero sempre più vuote di contenuto. Così giunse infine al punto verso il quale si sentiva attratto. Suo padre l'avrebbe espresso all'incirca così: se si lascia che uno faccia tutto quello che vuole, dalla confusione finirà per dar del capo nei muri. Oppure, chi può concedersi tutto quel che gli piace, presto non saprà più che cosa desiderare. Ulrich si ripeteva queste frasi con grande soddisfazione. Quell'antica saggezza tramandata gli sembrava un pensiero straordinariamente nuovo. Nelle sue possibilità, progetti e sentimenti, l'uomo deve essere prima costretto da pregiudizi, tradizioni e ostacoli di ogni sorta, come un pazzo nella camicia di forza, e solo allora ciò che egli produce acquista forse valore, solidità e durevolezza.
In verità è quasi impossibile misurare tutta la portata di questo pensiero. Ebbene, l'uomo senza qualità, dopo essere ritornato in patria, fece anche il secondo passo per lasciarsi foggiare dal di fuori, dalle circostanze esterne. A questo punto delle sue riflessioni abbandonò senz'altro l'arredamento della sua casa al talento dei fornitori, fermamente convinto che alle tradizioni, ai pregiudizi e ai limiti avrebbero provveduto loro. Per conto suo, si accontentò di rinfrescare i vecchi motivi che c'erano già da prima, gli scuri palchi di cervi sotto le volte bianche del piccolo atrio o il rigido soffitto del salotto, e inoltre aggiunse tutto quello che gli pareva comodo o rispondente a uno scopo. Quando tutto fu pronto, poté crollare il capo e chiedersi: questa, dunque, è la vita che dovrà essere la mia. Era ormai in possesso di un piccolo delizioso palazzo. Non si poteva quasi chiamarlo altrimenti, perché corrispondeva esattamente all'idea che la parola suggerisce: la residenza lussuosa di un personaggio ufficiale, come l'avevano concepita i mobilieri, i tappezzieri, i decoratori più in voga. Peccato che a quel magnifico meccanismo d'orologeria mancasse la carica, perché allora si sarebbero vedute salire su per la rampa carrozze con alti dignitari e nobili dame, i lacchè sarebbero saltati giù dalle predelle e avrebbero chiesto ad Ulrich con diffidenza: buon uomo, dov'è il vostro padrone? Ulrich era tornato dalla luna e immediatamente s'era ristabilito sulla luna. Capitolo 6. Leona, o uno spostamento di prospettiva. Quando ci si è costruito il focolare, si deve anche munirsi di una donna. A quel tempo l'amica di Ulrich aveva nome Leontine e faceva la canzonettista in un piccolo caffè concerto. Era alta, slanciata ma in carne, provocantemente apatica, ed egli la chiamava Leona. L'aveva notata per l'umida oscurità dei suoi occhi, per l'espressione tra dolorosa e appassionata del bel viso regolare e oblungo, e per le canzonette sentimentali che cantava invece di quelle ardite. Erano vecchie canzonette fuori moda che parlavano tutte di amore, dolore, fedeltà, abbandono, mormorii di selve e guizzi di trote nei torrenti. Alta e grave, l'immagine stessa dell'abbandono, Leona stava sul piccolo palcoscenico e cantava paziente con la voce di una buona massaia. E se anche la canzone conteneva qualche strofetta arrischiata, l'effetto era tanto più lugubre in quanto la ragazza sottolineava i sentimenti tragici, come quelli maliziosi, con gli stessi gesti faticosamente compitati. A Ulrich tornarono subito alla memoria vecchie fotografie o ritratti di belle donne in annate arretrate di giornali per le famiglie, e mentre osservava il volto della ragazza, vi notò una quantità di piccoli tratti caratteristici che potevano anche non essere reali, eppure ne costituivano l'insieme. Vi sono naturalmente in tutte le epoche le più varie specie di visi, ma uno solo viene prescelto dal gusto del tempo ed elevato a fortuna e bellezza, mentre tutti gli altri cercano di somigliare a quello. E vi riescono anche i visi brutti con l'aiuto dell'acconciatura e della moda. Solo non vi riescono mai i volti destinati a singolari successi, nei quali si esprime senza compromessi il reale e decaduto ideale di un tempo ormai passato.
Tali volti errano come cadaveri di desideri svaniti nell'immensa vacuità del turbine d'amore, e gli uomini che s'abbandonavano stupiti al gran tedio del canto di Leontine e non capivano che cosa li commovesse, si sentivan fremer le narici per sentimenti assai più complessi di quelli suscitati in loro dalle piccole sfacciate canzonettiste pettinate alla tango. Fu allora che Ulrich decise di chiamarla Leona, e il possesso di lei gli parve desiderabile, come quello d'una gran pelle di leone con la testa impagliata. Dopo che si furono conosciuti, Leona rivelò un'altra particolarità anacronistica. Era straordinariamente vorace, e questo è un vizio che da un pezzo è passato di moda. Esso derivava dalla struggente e finalmente liberata nostalgia di Leccornie che l'aveva tormentata quando era una bimba povera. Ora, non più repressa, aveva acquistato la forza di un ideale che finalmente ha abbattuto la sua prigione e si è impadronito del potere. Suo padre era un onesto piccolo borghese che la picchiava quando andava in giro con qualche ammiratore. Lei però lo faceva per la sola ragione che nulla al mondo le piaceva quanto star seduta nei dehors di un piccolo caffè e spilluzzicare il suo gelato guardando passare la gente con un'aria di suprema distinzione. Sarebbe esagerato affermare che fosse addirittura frigida, ma si potrebbe dire, se è lecito, che anche in quello come in tutto era pigra. E non le piaceva lavorare. Nel suo ampio corpo ogni stimolo impiegava un tempo sorprendente per giungere al cervello, e accadeva che a mezzo la giornata ella stralunasse gli occhi senza alcun motivo, mentre di notte li aveva tenuti fissi e immobili sul soffitto, come se stesse contemplando una mosca. E a volte, nel più assoluto silenzio, si metteva improvvisamente a ridere per una barzelletta di cui in quel momento le si era dischiuso il senso, mentre giorni prima l'aveva ascoltata impassibile, senza capirla. Perciò, a meno d'una ragione contraria, si comportava con molta decenza. Come si fosse data a quella sua professione, non c'era mai stato verso di farle dire. Probabilmente non lo sapeva nemmeno più lei. Evidentemente, però, il mestiere di canzonettista le appariva come una parte necessaria della vita, e a quello riconnetteva tutto ciò che di bello e di grande aveva udito dire sull'arte e sugli artisti, così che le sembrava giusto, educativo e signorile uscir fuori ogni sera su un piccolo palcoscenico velato dal fumo denso dei sigari e cantare canzoni il cui valore emotivo era per lei fuori discussione. Si intende che non rifuggiva dall'intercalarvi qualche scurrilità, come è necessario per ravvivare un po' ciò che è decente, ma era convintissima che anche la prima cantante dell'opera imperiale dovesse fare altrettanto. Certo, se si vuole assolutamente definire prostituzione il vendere per denaro soltanto il proprio corpo e non, com'è costume, l'intera persona, allora bisogna dire che Leona occasionalmente esercitava la prostituzione. Ma quando per 9 anni, come era toccato a lei dal 16° anno in poi, si conosce l'esiguità delle paghe nei varietà di infimo ordine, i prezzi delle toilette e della biancheria, le ritenute, l'avarizia e l'arbitrio dei tenutari, le percentuali sui cibi e bevande consumati dai clienti messi in uzzolo e sul prezzo delle camere dell'albergo vicino, quando ci si deve giornalmente combattere con tutto ciò, litigare, calcolare quello che per il profano è giocondo libertinaggio, diventa un mestiere pieno di logica e di obiettività con un suo codice professionale.
La prostituzione è appunto una di quelle questioni che appaiono molto diverse a seconda che si considerino dal di sopra o dal di sotto. Ma anche se Leona aveva un concetto perfettamente realistico del problema sessuale, non mancava però di un suo romanticismo. Soltanto che in lei l'esuberanza, la vanità, la prodigalità, i sentimenti d'orgoglio, di invidia, di voluttà, di ambizione, di dedizione, insomma, tutte le forze motrici della personalità e dell'innalzamento sociale erano collegate per uno scherzo della natura non col cosiddetto cuore, ma col tractatus abdominalis. Con l'attività gastrica, legame che d'altronde esisteva anticamente, come si può constatare anche oggi fra la gente primitiva e i contadini crapuloni, i quali esprimono la signorilità e varie altre tendenze che conferiscono distinzione all'uomo con lauti banchetti dove, secondo un cerimoniale solenne, si mangia a crepapelle con tutte le inevitabili conseguenze. Ai tavoli del cabaret Leona faceva il suo dovere, ma sognava un gentiluomo che con una relazione della durata della sua scrittura la liberasse da quell'impiego e le permettesse di sedere in atteggiamento elegante in un ristorante elegante davanti a un pranzo elegante. Quando ciò le accadeva, avrebbe voluto mangiare tutte le vivande della lista ed era per lei una soddisfazione dolorosa e contraddittoria poter dimostrare invece che sapeva come si deve comportare un menù raffinato. Solo nel dessert poteva sbizzarrirsi e di solito ne veniva fuori un secondo copioso pasto in ordine inverso. Col caffè e una concia quantità di bevande stimolanti, Leona si rimetteva in grado di cominciare da capo e si eccitava con sorprese finché la sua passione era soddisfatta. Allora il suo corpo era così pieno di cose squisite che stentava a non sfasciarsi. Ella si guardava intorno con letargica beatitudine e quantunque fosse in genere poco loquace, faceva volentieri considerazioni retrospettive sulle leccornie che aveva ingerito. Quando diceva polmone alla Torlonia o mele alla Melville, lasciava cadere quelle parole. Come un altro direbbe con studiata negligenza di aver parlato al principe o al lord che portano quei nomi. A Urlish non piaceva troppo farsi vedere in pubblico con Leona, e perciò egli di solito preferiva nutrirla in casa, fra i mobili in stile e le corna di cervi. Lei però si considerava defraudata ad ogni soddisfazione sociale e quando l'uomo senza qualità, mediante le più inaudite pietanze che può fornire un cuoco di cartello, la stimolava a scorpacciate solitarie, si sentiva incompresa, precisamente come una donna che s'accorge di essere amata per il suo corpo e non per la sua anima. Era bella ed era una cantante, dunque non aveva di che star nascosta e ogni sera attirava i desideri di dozzine d'uomini che le avrebbero dato ragione. Quest'uomo, invece, quantunque volesse restar solo con lei, non era neanche capace di dirle: accidenti, Leona, il tuo mi manda in estasi. Leccandosi i baffi dalla voglia al solo guardarla, come facevano i suoi ammiratori. Leona lo disprezzava un poco, pur restandogli fedele, e Ulrich lo sapeva. Sapeva anche come avrebbe dovuto comportarsi in compagnia di Leona, ma il tempo in cui le sue labbra portavano baffi e si sarebbero adattate a pronunciare una frase di quel genere era ormai troppo lontano.
E quando non si riesce più a fare una cosa che prima si poteva fare, per stupida che essa sia, è precisamente come se un attacco apoplettico vi avesse paralizzato un braccio o una gamba. Gli uscivano gli occhi dal capo quando vedeva la sua amica in preda ai fumi del vino e del cibo. La sua bellezza si poteva staccare cautamente da lei. Era una bellezza della duchessa che Leckard di Scheffel portò dentro le mura del monastero, la bellezza della dama col falco in pugno, la bellezza leggendaria dell'imperatrice Elisabetta incoronata di dense trecce nere, delizia di gente ormai morta e sepolta. Per essere precisi, ella gli ricordava anche la divina Giunone, ma non la dea eterna e immortale, bensì quell'aspetto che in tempi passati o in procinto di passare si chiamava Giunonico. Così la materia era appena leggermente velata dal sogno. Leona però sapeva che un raffinato trattenimento esige un contraccambio, anche se l'ospite non lo desidera, e che non basta lasciarsi contemplare. Perciò, appena ne era di nuovo capace, si alzava e cominciava a cantare placidamente, ma a voce spiegata. Al suo amico quelle serate apparivano come un foglio staccato da un album, animato da ispirazioni e da idee d'ogni genere, ma mummificato come tutte le cose avulse dal contesto e pieno della tirannide di ciò che d'ora in poi rimarrà così fissato per sempre, donde deriva il fascino sinistro dei quadri viventi. Come se la vita, sotto l'effetto improvviso d'un narcotico, rimanesse lì, rigida, coerente con se stessa, nettamente delimitata, eppure inesprimibilmente assurda nell'insieme. Capitolo 7. In stato di minor resistenza, Ulrich si prende una nuova amante. Una mattina Ulrich rincasò assai malconcio. Gli abiti gli pendevano addosso stracciati. Dovette applicarsi in pacchi freddi sulla testa contusa. Orologio e portafogli erano scomparsi. Egli non sapeva se fossero stati rubati dai tre uomini che l'avevano assalito o se nel breve tempo in cui era rimasto a terra, privo di sensi, glieli avesse sottratti un ignoto filantropo. Si mise a letto e mentre le membra fiaccate ricominciavano a sentirsi cautamente sorrette, egli rivisse la sua avventura. I tre figuri gli erano sorti davanti all'improvviso, nella strada deserta e notturna, egli poteva aver sfiorato uno di loro, giacché i suoi pensieri erano lontani e rivolti ad altro. Ma le tre facce erano già disposte all'ira ed entrarono contratte nel cerchio luminoso del lampione. Lui allora aveva commesso un errore. Avrebbe dovuto subito gettarsi indietro come per paura e in tal modo urtare fortemente con la schiena l'uomo che gli si era messo alle spalle, oppure colpirlo nello stomaco con una gomitata e immediatamente cercare di darsi alla fuga, perché è vano lottare da solo contro tre individui robusti. Invece egli aveva esitato per un attimo. Era colpa dell'età. A 32 anni l'ira come l'amore ci mettono un po' più di tempo a muoversi. Non voleva credere che quelle tre facce subitamente ghignanti nella notte con rabbioso disprezzo mirassero soltanto al suo denaro. E s'abbandonò all'impressione che un qualche odio contro di lui si fosse lì per lì condensato, prendendo corpo, e mentre i tre furfanti già lo coprivano di insulti, lo rallegrò il pensiero che forse non erano furfanti, ma borghesi come lui, solo un po' brilli e privi dei freni inibitori che s'erano fermati alla sua momentanea apparizione e avevano scaricato su di lui un rancore
sempre latente contro lui e contro ogni estraneo, come il temporale nell'atmosfera. Anche egli, infatti, provava qualcosa di simile. Moltissimi uomini si sentono oggi in deplorabile contrasto con moltissimi altri uomini. È una fondamentale caratteristica della civiltà che l'individuo nutra un'estrema diffidenza per l'individuo vivente al di fuori del suo ambiente particolare. Così che non soltanto un teutone considera un ebreo come un essere incomprensibile e inferiore, ma anche un giocatore di calcio giudica allo stesso modo un pianista. Dopotutto, l'oggetto esiste soltanto mercé i suoi limiti e quindi in forza di un atto in qualche modo ostile verso l'ambiente che lo circonda. Senza il Papa non vi sarebbe stato nessun Lutero e senza i pagani non vi sarebbe stato nessun Papa, perciò è innegabile che la più profonda associazione dell'uomo con i suoi simili è la dissociazione. Si intende che egli non aveva pensato così a fondo questo pensiero, ma conosceva quello stato di vaga ostilità atmosferica di cui l'aria è satura nell'era nostra e quando esso si condensa all'improvviso in tre sconosciuti che tosto scompariranno per sempre come tuoni e fulmini, se ne prova quasi sollievo. Ad ogni modo, in presenza dei tre bricconi, egli aveva meditato troppo a lungo. Infatti, il primo che gli si avventò contro fu sì scaraventato indietro da un pugno al mento, ma il secondo, che avrebbe dovuto essere spacciato con eguale prontezza, fu solo sfiorato dal pugno. Perché nel frattempo un colpo menato da Tergo con un oggetto pesante aveva quasi spaccato la testa di Ulrich. Egli cadde in ginocchio, si sentì agguantare, scattò su di nuovo con quella quasi innaturale lucidità del corpo che segue di solito al primo crollo. Picchiò su un groviglio di corpi estranei e fu abbattuto da pugni che diventavano sempre più enormi. Una volta accertato l'errore commesso, che era semplicemente di carattere sportivo, così come può accadere una volta tanto di spiccare un salto troppo corto, Ulrich, sempre dotato di ottimi nervi, s'addormentò tranquillo, abbandonandosi alle nebulose spirali della declinante coscienza. Con la stessa delizia già provata oscuramente mentre veniva atterrato. Al risveglio si assicurò che le sue contusioni erano insignificanti e meditò ancora una volta sull'avventura. Una rissa lascia sempre in bocca un sapore sgradevole, quasi di intempestiva familiarità, e indipendentemente dal fatto che lui era l'assalito, Ulrich aveva la sensazione di non essersi comportato come doveva. Ma sotto quale aspetto? Accanto alle strade dove ogni 300 passi una guardia municipale punisce la minima trasgressione all'ordine e alla legge, ve ne sono altre dove sono necessarie forza e astuzia, come nella Foresta Vergine. L'umanità produce bibbie e cannoni, tubercolosi e tubercolina. È democratica e ha nobili e re. Edifica chiese e contro le chiese edifica atenei. Trasforma i conventi in caserme, ma assegna alle caserme cappellani militari. Naturalmente fornisce anche ai malfattori mazze di gomma piene di piombo per picchiare sul corpo di un loro simile fino a scassarlo e poi appronta per quel corpo solitario e malmenato soffici letti di piume come quello che accoglieva per l'appunto Ulrich e che pareva tutto imbottito di rispetto e di delicatezza.
È la nota faccenda delle contraddizioni e dell'incoerenza e approssimatività della vita. Se ne sorride o si sospira. Ma Ulrich non era affatto così. Odiava quell'atteggiamento misto di rinunzia e di amore cieco verso la vita, per cui se ne tollerano le contraddizioni e le insufficienze come una zia zitella tollera le scapestraggini di un giovane nipote. Però, quando si rese conto che l'indugiarvi era un ritrar vantaggio dal disordine delle cose umane, non saltò subito giù dal letto, perché evitare il male e fare il bene individualmente, invece di adoperarsi per l'ordine comune, costituisce in un certo senso un affrettato pareggio con la coscienza a spese della cosa in sé, un cortocircuito, una fuga nel mondo privato. Pareva ad Ulrich, dopo l'involontaria esperienza, che avesse addirittura pochissima utilità abolire qua i canoni, là i re, e diminuire con un maggiore o minore progresso la stupidaggine e la cattiveria. Perché la misura dei soprusi e delle malvagità torna immediatamente a colmarsi, come se il mondo scivolasse sempre indietro con un piede quando l'altro avanza. Magari si potesse di tutto ciò scoprire la causa e il meccanismo segreto. Sarebbe infinitamente più importante che condursi da galantuomo secondo i principi ormai antiquati. E così Ulrich, in fatto di morale, era più attratto verso il servizio di Stato maggiore che verso il dozzinale eroismo delle buone azioni. Ancora una volta egli si richiamò alla mente il seguito della sua avventura notturna, perché quando aveva ripreso i sensi dopo l'infelice esito della zuffa, una carrozza da nolo s'era fermata vicino al marciapiede. Il cocchiere aveva cercato di rimettere in piedi lo sconosciuto ferito e una signora s'era chinata su di lui con una espressione angelica in volto. Nei momenti in cui la coscienza riaffiora dal profondo, tutto appare come nel mondo dei libri per bambini. Ma presto la semicoscienza cedette il posto alla realtà e la presenza di una donna affaccendata intorno a lui lo avvolse di un'aura leggera e vivificante come acqua di colonia, così che egli capì subito di non aver patito troppo danno e si sforzò di rialzarsi con garbo. Non vi riuscì proprio come desiderava, e la signora offerse premurosa di condurlo in qualche luogo dove potesse trovare assistenza. Ulrich chiese di essere accompagnato a casa e, poiché appariva ancora molto turbato e smarrito, la signora accondiscese. Nella carrozza si era poi riavuto rapidamente, sentiva accanto a sé qualcosa di maternamente sensuale, una nube leggera di soccorrevole idealismo. In quel calore incominciavano già a formarsi, via via che gli ridiventava uomo, i piccoli cristalli ghiacciati del dubbio e della paura di un atto sconsiderato e riempivano l'aria di mollezza come una nevicata. Egli raccontò la sua avventura e la bella signora, che pareva poco più giovane di lui e dunque doveva essere sulla trentina, inveì contro la brutalità degli uomini e si mostrò straordinariamente impietosita. Come è naturale, Ulrich giustificò vivacemente l'accaduto e dichiarò alla stupefatta materna bellezza al suo fianco che tali esperienze di lotta non vanno giudicate secondo l'esito. La loro attrattiva sta nel fatto che in un brevissimo spazio di tempo, con una rapidità mai ricorrente nella vita borghese e sotto la guida di segni appena percepibili, bisogna compiere tanti movimenti diversi,
vigorosi e tuttavia strettamente coordinati che è impossibile sorvegliarli con piena coscienza. Al contrario, ogni sportivo sa che qualche giorno prima della gara si deve sospendere l'allenamento, appunto per lasciare che muscoli e nervi prendano tra loro gli ultimi accordi, senza che la volontà, l'intenzione e la coscienza vi contribuiscano e abbiano nulla da dire. Poi, nel momento dell'azione, descrisse Ulrich, succede così. I muscoli e i nervi scattano e combattono insieme con l'io, e questo cioè il complesso di corpo, anima, volontà, insomma, l'individuo nel suo insieme, così com'è definito e delimitato dal diritto civile, viene da essi nervi e muscoli preso su e trasportato leggermente, come Europa in groppa al toro. Se così non è, se per disavventura il piccolo raggio di riflessione attraversa quel buio, l'impresa fallisce sicuramente. Ulrich s'era accalorato nel discorso, in fondo egli affermò quell'esperienza di un'estasi, di una trascendenza quasi completa della persona cosciente, era affine a un genere di esperienze perdute, già note ai mistici di tutte le religioni, e quindi si poteva in qualche maniera considerare come il surrogato moderno di eterne esigenze, un cattivo surrogato, ma pur sempre un surrogato, sicché la boxe ed altri sport analoghi che lo introducono in un sistema razionale sono una specie di teologia, anche se non si può ancora pretendere che ciò venga universalmente riconosciuto. Senza dubbio Ulrich aveva parlato con tanta vivacità alla sua compagna, anche un po' per il frivolo desiderio di farle dimenticare la situazione pietosa in cui ella l'aveva trovato. In tali circostanze era difficile per lei capire se egli scherzasse o parlasse sul serio. Ad ogni modo, poté sembrarle in fondo assai naturale che egli cercasse di spiegare la teologia mediante lo sport, e magari abbastanza interessante perché lo sport è un fatto contemporaneo, mentre la teologia è una cosa di cui non si sa niente, quantunque esistano innegabilmente ancora moltissime chiese. Comunque sia, ella pensò che un caso fortunato l'aveva condotta a salvare un uomo di grande ingegno. Nello stesso tempo, però, le venne il sospetto che egli avesse riportato una commozione cerebrale. Ulrich, che ora voleva dire qualcosa di comprensibile, approfittò dell'occasione per accennare di sfuggita che anche l'amore era fra le esperienze mistiche e pericolose, perché toglie l'uomo dalle braccia della ragione e lo lascia letteralmente sospeso a mezz'aria sopra un abisso senza fondo. Sì, disse la signora. Ma lo sport è così brutale. Ulrich si affrettò a concedere che lo sport era brutale, lo si potrebbe definire il sedimento di un odio universale, finissimamente diffuso, che precipita nelle competizioni sportive. Naturalmente si sostiene l'opposto, che lo sport unisce, che coltiva lo spirito di cameratismo, eccetera. Ma in fondo ciò dimostra soltanto che brutalità e amore non sono più lontani fra loro che le due ali di un grande uccello. Muto e variegato. Aveva posto l'accento sulle ali e sul grande uccello, un'immagine senza molto senso, ma contenente una particella di quella vasta sensualità con la quale la vita, nel suo organismo immenso, soddisfa contemporaneamente tutti i contrasti vitali. S'avvide allora che la sua vicina non lo capiva affatto, tuttavia la morbida nevicata che ella diffondeva nella carrozza si era infittita ancora. Si volse completamente verso di lei e le chiese se per caso le ripugnasse discutere i problemi del corpo.
Era ben vero che le attività fisiche stavano venendo fin troppo in voga e naturalmente includevano una sensazione orribile, perché il corpo, quando è molto allenato, ha il predominio e con i suoi movimenti divenuti automatici risponde a ogni stimolo senza aspettare ordini e con tale sicurezza che al proprietario rimane soltanto la sinistra impressione di star lì con un palmo di naso mentre il suo carattere lo tradisce, complice una qualsiasi parte del suo corpo. Parve in verità che la questione toccasse profondamente la giovane donna. Ella si mostrò turbata, respirò forte e si allontanò un poco con cautela. Si sarebbe detto che un meccanismo simile a quello appena descritto si fosse messo in moto dentro di lei. Un ansimare affrettato, un arrossire della pelle, un batter più svelto del cuore e forse qualcos'altro. Ma proprio in quel momento la carrozza s'era fermata davanti alla casa di Ulrich. Egli ebbe appena il tempo di chiedere, sorridendo, l'indirizzo della sua salvatrice, per andarle a farle una visita di ringraziamento, ma con sua meraviglia quel favore non gli venne accordato. Cosicché il nero cancello di ferro battuto si richiuse alle spalle di uno stupefatto Ulrich. Dopodiché è facile supporre. La signora vide gli alberi di un vecchio parco torreggiante, alti e oscuri, alla luce di lampade elettriche. Alcune finestre si illuminarono, le ali minori di un piccolo castello che faceva pensare ad un boudoir, si allargarono su un prato rasato color smeraldo. Si poterono intravedere le pareti coperte di quadri e di file variopinte di libri, e il compagno di viaggio, congedato con freddezza, fu accolto da una dimora inaspettatamente bella. Così s'erano svolte le cose, e mentre Ulrich ancora rifletteva che seccatura sarebbe stata dover perdere tempo in una di quelle avventure amorose di cui era stanco da un pezzo, gli fu annunziata una signora che non voleva dire chi era e che entrò avvolta in fitti veli. Era colei che non aveva voluto rivelare il suo nome e il suo indirizzo, ma che ora, in quel modo romantico, caritatevole, col pretesto di informarsi della sua salute, continuava l'avventura di propria iniziativa. 2 settimane dopo, Bonadea era la sua amante già da 15 giorni.